Devo trovare assolutamente uno youtuber sfigato. The Barber Show, presentato dal sottoscritto lo zio Sam di Sbarbati e Profumati, in compagnia di svariati ospiti. Devo trovare assolutamente uno youtuber sfigato. Devo trovare assolutamente uno youtuber sfigato. Su appena svegliati e sbarbati, cambiamo anche un pochettino l'intro così, perché in effetti ancora ho metà della mia testa, metà del mio cervello che è nel mondo dei sogni, quindi ci vuole un altro pochino di tempo affinché possa metabolizzare che mi sto già svegliando nel mondo reale. Come avete visto ironicamente nel video, nella presentazione, oggi volevo proprio dedicare questa sbarbata a un mio amico che mi ha fatto provare già in passato, facendo anche una diretta su Instagram, un suo sapone fatto con la fragranza, con questo ingrediente che era il biscotto di Natale, che a me aveva preso da paura, e infatti ce l'ho lì che lo sto centellinando proprio perché non lo voglio consumare tutto. Innanzitutto, ciao Vincenzo, ti ringrazio anche per questa perla che mi hai dato l'ultima volta, che oggi proverò proprio perché sono troppo curioso. Ironicamente abbiamo visto che era dentro questa vaschettina del formaggio ed era troppo bello poterlo presentare all'interno di un frigo. Ma c'è un perché il Kakashi Soap ha così tirato fuori un'altra perla, come dicevo proprio poc'anzi, all'eucalipto. Vabbè, questa è la sua confezione, diciamo, artigianale, però in ogni caso a noi interessa quello che c'è all'interno, che sembra anch'esso formaggio spalmabile, ma in realtà è un sapone da barba a tutti gli effetti. Eucalipto molto mentolato, fresco, già dal profumo, pasta morbida al tatto. Ho detto no, io questo prima ci devo fare qualcosina di particolare, poi lo voglio provare per conto mio, quindi voglio dare le mie prime impressioni alla prima sbarbata, come faccio nei miei viaggi e le mie sbarbate. E in ogni caso, tornando a noi, dato che ci stiamo avvicinando all'estate e ci vuole qualcosa di mentolato e fresco, direi che un prebarbino proraso, così lo consumiamo all'eucalipto e mentolo, ci vuole subito. Poi, rimanendo sul tema evergreen, Enson con un pacchettino che mi era rimasto, che lo cerco apposta per vedere se ce n'ho ancora uno, perché poi ne diedi in giro che veramente me le volevo disfare. C'ho ancora un pacchettino di Astraverdi che le voglio abbinare in questo set. Poi in ammollo il Simpson sintetico. E per finire questo gel al mentolo che mi diede sempre Vincenzo da provare istantaneamente. E allora andiamo con il risciacquo del viso in acqua tiepida e andiamo poi subito con il prebarbino e il primo montaggio. Un prebarbino che ce lo metto perché sento che la pelle non è stata idratata, magari in una fase di doccia iniziale, cose così, per sicurezza ce lo voglio mettere, così almeno non
non mi trovo io, magari qualche piccolo errorino che già me lo tiene in passato un rasoio che non vorrei mai più ripetere durante le mie sbarbate, insomma. Ragazzi, quanto sono contento che finalmente, nel frattempo prelevo col dito, quanto sono contento che nel frattempo ci sono queste giornate, non abbassando però troppo la guardia, perché è vero che stiamo andando in zona bianca, ma sempre meglio stare attenti, ma soprattutto sono troppo contento perché sto continuando con le mie avventure, con le mie sbarbate in giro e credetemi, sto trovando dei posti molto, molto particolari, molto simpatici, proprio perché non riesco a fermarmi nell'esplorare nuove zone, nuovi paesaggi, luoghi caratteristici e esplorarlo anche grazie anche ai saponi e alle sbarbate, così in modo da conoscere sia il luogo sia il sapone, che comunque ha sempre una sua storia, giusto? Oggi ci tenevo particolarmente a poter dedicare questa sbarbata al mio amico Vincenzo, ma anche perché no, col caldo che c'è già, mo mi godo il montaggio su ciotola piccola in terracotta. Mi piace già il sapone che sta facendo, perché già a livello pannoso, e poi andiamo col montaggio senza rompervi le scatole con la mia voce.
fresco ci voleva, però essendo che comunque è un sapone fatto in casa, io do molto più valore e apprezzo moltissimo chi si impegna e si dedica a questo, quindi a pieni voti. Certo, questa è la prima volta che lo utilizzo, quindi dovrei constatarlo anche nel tempo. Bisogna vedere quanto resiste questo sapone, se non subisce cambiamenti nel frattempo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi l'ho tirato anche fuori dal frigo, apposta che l'ho lasciato al fresco per poterne godere di più, dato che comunque il caldino c'è. Allora, pelle leggermente secca, spugnosa ma secca, adesso la comincio a sentire. Bella liscia comunque, certo, ti dà quella sensazione che manca un po' di idratazione, un po' di... perché la sento un po' collosa adesso, no? Sembra quasi che si stia un po' seccando, ed è per questo che assolutamente voglio provare assieme questo gel dopo barba. Bestia. C'è anche un po' di alcol. Può essere. Che lo sento un po'. Sì. Ah, eh sì, avevo proprio ragione. Ah, becca, ragazzi. Ecco, mo sì che c'è la nota fresca, perché questo penso che sia stato fatto con i cristalli di mentolo, secondo me, perché c'è un mentolo bello forte, ma mi piace. Scusa, ma io esagero un altro po', perché che botta, mi sta anche svegliando. Ragazzi, stupefacente. Poi lo snasi e ti libera pure le vie del naso, no? Maremma, sai che tra un po' lacrimo. Ma ecco. Ecco, il sapone sembrava quello soft, no? Quello leggero e quant'altro. Poi ti metti sto gel che è una botta non solo alcolica ma di mentolo allucinante. Ecco, adesso la pelle è un po' meno secca, però mi piace. È un po' sta rasatura gradevole, però non è per niente male, la sento... Sì, rilassata, forse fa un po' di attrito, quindi non è quel liscissimo seta, però non per questo vuol dire che ha fatto il suo brutto lavoro, anzi l'ha fatto anche bene. Però questa è la mia prima insaponata, la mia prima sbarbata, quindi... No, direi che la botta poi di mentolo alla fine è stata la sorpresa veramente. Che dire, io spero... che magari chissà uscirà una produzione propria, magari anche, come dire, una fan version del sapone, perché secondo me ha tanto da dire. Poi ne avrò un altro da provare che assolutamente non vedo l'ora, perché quello c'è un profumo bello dolce alla calendula, e ovviamente il biscotto di Natale è stato veramente uno dei top a livello di profumo, proprio quello dolciastro. Bene, direi che siamo arrivati al capolinea. Qui lo zio Sam di Sbarbati e Profumati e mo rinfrescati e mentolati. Linea alla vostra casa e noi ci vediamo alla prossima sbarbata. Un grazie ancora a Vincenzo. Grazie zio Sam. Grazie a te sono diventato libero.